Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di GT Online? Bene, contattami su Instagram, link qua sotto nella descrizione. Bella ragazzi, Quixwell, vi ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qui ragazzi, ritornati nell'entusiasmante serie in compagnia di Lillo. Nell'entusiasmante serie 2021 versus 2013 edition. E allora ragazzi, l'ultima volta ci eravamo lasciati con circa 130.000 dollari, credo, una roba del genere. Dove cavolo sto andando? Vado sulla Mates Bank, faccio deposita, così vediamo subito il valore totale. Siamo a 131.000 dollari, sì esatto, perfetto. Però una cosa che sto notando è che inizierà un evento tra praticamente un minuto. Ovviamente noi lo faremo, perché ve l'ho già spiegato come funziona. Lo andiamo a sostituire agli eventi che non ci sono più ma che c'erano nel 2013. For example, i furgoni portavalore o le casse che spawnavano. Ma mentre io raggiungo un mezzo per poter fare questa sfida qui, vi ricordo di lasciare un bel like. Mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 1000 like se volete altri video su questa serie. Ma soprattutto vi invito a condividere il video con tutti i vostri amici e ad iscrivervi al canale qualora non siate ancora iscritti. E questo ve lo dico poiché più del 50% delle persone che guardano i miei video lo fa senza essere iscritta al canale. Quindi rimediate, in molti mi sono reso conto che stanno rimediando, quindi grazie mille a tutti coloro che stanno rimediando. Allora, Houston, we got a problem. Io sono inseguito dalla polizia, lì c'è l'aereo, ok. E praticamente questa sfida non è nulla di troppo complesso da quel che so. Cioè devo buttarmi e aprire il paracadute proprio all'ultimo secondo, tutto qui. Quindi adesso salirò fino a quando cabbo il ponte. Mamma mia ragazzi, sto robo non va su, è in stallo permanente. Cioè è una roba incredibile. Vabbè che lo sto sforzando di brutto però. Dai, qui direi che va bene. Apri il paracadute, mi raccomando Lillo. Facciamo una roba pulita. Ora. Direi che è perfetto. 8 e 1. Direi che ci sta di brutto. 8 e 1 mi sembra un buon punteggio. L'unica rottura è che adesso non posso andare a fare né attività, quindi gare, missioni non le posso andare a fare, perché ovviamente devo aspettare che scada il tempo. Si vede che nel frattempo venderò un veicolo allo Santos Custom per racimolare qualche dollarino in più. E perché no? State pensando anche voi a ciò che sto pensando io. Ciao amico, sono Lillo, voglio un caffè, anzi voglio i tuoi soldi, dammi. Dai, ormai mi conosci, non fare storie, dai, sono Lillo. Chi sei te che mi spari? Ah, bene. 1500 dollari. Ma a proposito, vi ricordo che ogni martedì, ogni giovedì e ogni domenica sono in live sul mio canale viola, ossia Twitch. Se volete seguirmi, seguitemi, link qua sotto nel primo commento. Io vi inviterò. Ma che è sto suono? Ma che cavolo? Ragazzi, che roba è questa sirena? Spiegatemelo per favore. Voglio andare a controllare. Aspetta un attimo che devo seminare la polizia però. Comunque sia, per l'appunto vi invito a partecipare alle mie live, poiché giochiamo tutti insieme a GT Online, ci divertiamo, facciamo mega rampe, mega cose. È bella lì. Comunque sia, pare che stia suonando qui il palazzo dell'FIB. Non chiedetemi il perché, ma posso salire sopra per caso? Cioè generalmente non è mai aperta sta roba qui. Sarà un qualcosa di una qualche missione. Non posso neanche scavalcare il muretto, vedi. Voglio trovare una macchina che valga tanto da vendere, tipo la Banshee che ho qua davanti, dovrebbe valere, no? Questa qui secondo me vale. No, questo veicolo è troppo ricercato. Ma vada a farsi benedire. Si vede che proverò con la Buffalo di Franklin. Vai, la Buffalo va, dai. Dovrebbe valere almeno 9.000 dollari, credo. Ma come 3.500 dollari la Buffalo? Proviamo con il Phaeton, ragazzi, che vi devo dire. Perché non posso... Cioè, qual è il problema? Vai, ormai non ci capisco più una mazza di GTA. 4.000. Ma sì, dai, ripariamolo e lo vendiamo. 5.000, dai, let's go. L'evento, beh, 13.000 dollari ci sta, alla pari di un furgone portavalori o una cassa. Mi piace che questi eventi comunque sia siano in linea e non siano strapagati come tutto ormai. Detto ciò, il nostro amico Simeon non so perché non ci caga. Cioè io voglio portargli un'auto ma non mi caga. Intanto, visto che nello scorso episodio abbiamo scoperto
come fare soldi nel 2013, incredibile. Andiamo ovviamente a fare delle missioni magari più pericolose, tipo il guastafeste, dai. Ho solo una pistola, ma me la caverò, cioè non è un problema, difficile ovviamente. Giubbottino leggero in spalla e let's go. Raggiungi la zona della vendita, ok. Però come sempre, almeno l'auto potevate lasciarmela. Io non capisco perché mi tolgono l'auto ogni volta. Ok, ed eccoci qui giunti al punto della missione. Ovviamente non ho preso un palo per tutto il percorso. Comincio a parlare, piglio i pali, va bene. È una sorta di riconoscimento. Quanta gente? Ruba la coca. Tanto mi sparano, lo so già. Signore Limoni, buongiorno! Ma sono bloccati praticamente. Cioè... Ma dai, ma la ricordavo molto più difficile, porca vacca. Questi sono bloccati lì. Amico mio, occhio alla testa, mi raccomando. Maledetti infami, guarda. Ma non mi ammazzere, t'andate a quel paese, maledetti. Spero di poter raccogliere i proiettili. Oh, pure soldi raccolgo, fantastico. Soldi e proiettili, pigliamo tutto così almeno ci risparmiamo pure le spese, va. Perché comunque i proiettili qui costano. Riprendo la mia cosa, la mia fantastica Jaguar e mi alla fuga. Attention, arriva una macchina un poco raccomandabile. Dai, dai, parti, parti. Se non mi sbaglio, qui davanti c'è una rampa. Facciamo una fuga epica. Mamma mia, attenzione. Ma che roba. Ma vuoi mettere fuggire così? Ma na... Come si suol dire, la classe non è acqua. E il Lillo di classe ne ha tanta. Devo andare dal signor Geralt per caso? Ma perché c'ho sto più 12 che mi perseguita? Vai via, non ti voglio più vedere. Ciao Geralt. Al volo, mamma mia. Vediamo quanto mi paga. $9,000. Beh, avrei potuto fare a secco tipo due volte. Non lo so, Rick, non mi conviene. Mangione è una figata. Mangione la vorrei fare, però non parteciperà mai nessuno. Io ci provo. Mangione, per chi non lo sapesse, è un deathmatch molto famoso dell'epoca. Ma che dico molto famoso? È famosissimo. Più famoso di GTA stesso. Non si sa mai, magari entra qualcuno. Massimo 6 giocatori. Dai. Anche se secondo me dentro queste attività la gente entra più facilmente per il semplice motivo che il gioco ti reinterizza sempre lì. Perché comunque sia sono le attività più giocate di sempre. Quindi perché comunque sia le attività... Perché comunque sia sono le attività più giocate di sempre. Quindi il gioco butta lì le persone. Ecco appunto, come vi dicevo, c'è 5 player sono entrati. Oh, in un minuto comunque sia tanta roba. E comunque siamo tutti equilibrati poiché sono armi fisse raccoglibili. Quindi ci sta. E si parte. Prima volta che Lillo prova un deathmatch. Incredibile. E vediamo adesso come va. Spero bene. Non lo faccio da una vita, quindi occhio. Godo. Mamma mia. Boom. Questo era mezzo addormentato. Bella lì. Vabbè, rip. Si stanca troppo in fretta Lillo. Si stanca troppo in fretta. Questo? Ma non scherziamo con le cose serie, per cortesia, dai. Farsi rubare le kill così, no. Salvissimo. Devo abituarmi al fatto che non fa le capriole quanto voglio io. Cioè è lentissimo, raga. Le capriole te le fa boh, una volta sì, 10 no. È incredibile. Col pompa da là? Scusami. Beh dai, niente male, 28 kill, $15,000 però, niente male. Davvero, ma davvero niente male, $15,000 in 10 minuti, ci stanno tutti. 28-19, avrei potuto giocare meglio, ero partito benissimo in realtà. Avevo tipo una serie di 10 kill, poi boh, non so che cazzo è successo, sono tutti diventati di adamianto, non entravano più colpi. Benissimo, eccoci qui in primo. Allora, ripeto, io vorrei lavorare per Simeon lì, è l'unica cosa che chiedo, cioè, è convenientissimo. Un'auto $20,000, dove la vai a trovare? Scusami. Ma ovviamente non va. Tra l'altro già oggi ci siamo fatti $43,901, quindi direi niente male. Sapete già dove sto andando praticamente. Rapiniamo un negozietto. Ormai lo faccio praticamente per sport. Dopodiché, che roba è quella? Perché c'è un pallino, ragazzi? Che è sto pallino qua? Ah, la chiave di Caio Perico. Vabbè, tanto non faremo mai Caio Perico.
Ho un'occasione, potrebbe interessarti. Di cosa stai parlando? Sì! 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 Vai, ragazzi, non ci credo. Non aspettavo altro. Non aspettavo altro. Simeon, grazie mille. Perché mi ha chiamato? Cos'è successo tra prima e ora? Non lo so, grazie Simeon. Per la felicità ti rapino, dammi i soldi. Dai, muoviti, 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 che Simeon mo mi offre i lavori e continuerò a rapinarti ugualmente, per carità, perché $1000 sono sempre più. Però capisci bene che è sempre meglio di zero. Cioè abbiamo un altro introito. Grazie mille, $1666. Non è fatto apposta, ovviamente, figurati. Però adesso la vera domanda è: ma il signor Simeon, quanto mi manterrà sta lista? Cioè, perché buh. Tra l'altro sono ricercato, ma non spawna nessuno. Cioè, nessuna pattuglia. Raga, è vuoto. Non ci sono auto, non ci sono pedoni, non c'è niente. Che è successo a GTA? Sai che c'è? Vado a farmi un'attività, perché per quanto mi riguarda Simeon potrebbe anche metterci mezz'ora. E di conseguenza, perché buttare questo tempo? Facciamo una gara, ecco. Voglio fare congestione ad alta velocità. Entra qualcuno? Benissimo, ed eccoci qua all'interno della gara. Purtroppo siamo in pochi player e non sono riuscito a prendere ladder. Ladder è l'auto più veloce che ho a disposizione praticamente, ma non sono riuscito a prenderla, quindi rip, incredibile, non vincerò mai probabilmente. Maledetto infame, guarda! Ma come si fa? Ma come si fa? Ma cosa vuoi? E vabbè, e sono arrivato ultimo, incredibile ma vero. Se non era per quel neurone che usciva dal cespuglio e l'altro neurone che doveva tamponarmi per forza, hanno rimesso congestione ad alta velocità, mi hanno dato una possibilità in più, ok. A sto giro ho ladder, siamo in più player, ma va bene così. Vediamo un attimino chi vince adesso. Ma pezzo razza, padremmi. Arrecreate. E vabbè, sono arrivato quarto. Purtroppo cosa ci possiamo fare? Se ci sta sta gente che spinge a giocare con no collisioni, si potrebbe fare. Ma adesso basta giocare sta attività, perché tanto è tempo perso, ecco. Non dico che è impossibile arrivare primi, ma è quasi impossibile considerando le auto più potenti che si piglia l'altra gente. A me conviene più fare missioni da solo. È l'unica, non ho altre soluzioni. Allora, grazie mille. Io in realtà sono qui perché spero di ricevere il messaggio da Simeon. Adesso che mi ha chiamato e mi ha detto che mi manderà il messaggio, io non vedo l'ora onestamente che me lo mandi. Boh, io intanto provo a pigliare qui la carbonizzare, che l'ultima volta gli interessava a Simeon. Ma non gli interessa, guarda che c'è qui un Phantom. Pigliamo il Phantom, vediamo se gli interessa. Non gli interessa, e vabbè, niente Phantom. Chissà se la posso vendere sta macchina. Non credo, costa troppo. E infatti, veicoli di lusso. Boh, non so onestamente perché a Simeon gli pesi così tanto il culo e non mi manda un messaggio. Salve, sono sempre io. Ormai sono di fiducia. Sai già come va, no? Dammi i soldi, me ne vado. Sempre solita storia, grazie. Mi piglio questi come plus, grazie. Grazie mille. Come $1058? Ma dai, oggi che te sei tirato un attimino. L'altra volta mi hai dato 1666, ma 1050. Ma che è? Capito che Lillo prima o poi ti farà fare bancarotta. Però dai, $5800 ci sta, dai. Raga, ho trovato l'auto per Simeon. Ve lo dico perché mi ha dato 2 stelle e c'è scritto semina gli sbirri. E per Simeon per forza. Prima o poi doveva accadere, ragazzi. Prima o poi doveva accadere. Per forza di cose, prima o poi doveva accadere. Di che colore lo faccio sto veicolo? A te lo faccio rosso fiammante, vai. Adesso andiamo da Simeon senza danneggiare troppo il veicolo, così almeno ci paga il massimo. Lo sapevo che prima o poi sarebbe successo. Cioè, cazzarola, ci sono voluti 35 minuti per far accadere
vedere sta roba qui, però dai, pure la lotta tra business, cioè, fantastico ragazzi. In questo momento mi sento nel lusso più totale, io ve lo dico, eh. Venga signor Simeon, l'auto è sana, sana come un pesce, non ha neanche un danno, dai. Dai, 20.000. Ma come 12.100? Ma che è sta truffa? Scusami. Ma io credevo che mi dasse 20.000. Dai, l'altra volta nell'altro account mi ha dato 20.000, qua mi ha dato 12.000. Credo dipenda dal veicolo a questo punto. Boh, vado qui. Non facciamo tanti piagnistei, tanto alla fine sempre 12.000 dollari sono, va. Allora, ed eccomi qui. Qui c'è uno che me la sta portando. Sai che c'è? Aspetto lui, me la faccio dare da lui. Devo sbloccare la porta pure per lui. Incredibile sta roba qua. Vai, vai, avanza. Ma lui aveva la porta bloccata. Ma che cazzo. Va bene, ti aspetterò qui all'uscita, no problem. Ripperoni, dammi sta roba qua. Piglio l'elicottero qui dell'ambulanza e let's go dritti al punto di consegna. Vai, decolla amico mio. Perfetto, ed eccoci qui. E la nostra consegna è stata effettuata. Dovrebbe essere di 10.000 più 5.000 che poi te danno. L'unica rottura è che adesso dovrò aspettare 21 minuti per far finire l'evento. Mi sa che occuperò questo tempo a mia disposizione in un modo molto creativo. Da te non ci sono mai venuto, sono nuovo, quindi comportati bene. Grazie mille. 1800. Mamma mia. Ma questo è ricchissimo. Se vede che non c'era mai passato. Che diavolo è esploso? Perché è esploso il mio elicottero? Ma no, ma cosa è successo? Sta esplodendo tutto, non vale. È andato l'elicottero, doveva andare così. 1053 dollari, stanno pure calando il tiro. Non mi pagano più come prima, meglio che smetto. Oh! Incarico concluso così? Beh, 5.000 dollari me li hanno comunque dati, fantastico. Benissimo ragazzi, dopo 2 ore intense di gioco alla fine della giornata ce ne ritorniamo a casa con la bellezza di 221.000 dollari. Oggi abbiamo quasi fatto 100.000 dollari, il che è davvero niente male se consideriamo anche che abbiamo perso parecchio tempo con quella gara stupida là. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi in questo episodio della 2013 edition abbiamo fatto un bel po' di roba, infatti quasi 100.000 dollari. Quindi ragazzi, come al solito vi ricordo di lasciare un bel like. Mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 1000 like se volete che la serie continui. Ma soprattutto condividete il video con tutti i vostri amici e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Quindi se volete essere tutto, bella ragazzi!